vista un drone mentre in terra a New York. Un drone. Disse operative si sta battendo sugli stati centro orientali americani, già colpiti in Minnesota, Montana, Nord e Sud Dakota. Il fronte nervoso ora si sta spostando su Chicago. Sta parlando di meteorologia in America. Le maggiori autostrade, 2600 i voli cancellati anche a Washington, dove inoltre sono stati chiusi uffici federali e istituti scolastici. A New York, intanto, l'FBI sta verificando un episodio denunciato da un pilota dell'Alitalia, il cui aereo sarebbe stato sfiorato da un misterioso drone mentre era in fase di atterraggio all'aeroporto JFK. E anche l'Italia. Ora, ditemi voi cosa c'entra la meteorologia in America con la neve che scende in America, e intanto è stato avvistato un drone all'aeroporto JFK dell'Italia. Secondo voi è una notizia questa? Io annuncio, oggi sta americano e poi mette un drone vista super cazzo. Oh no, sto esagerando? E voi dite che io non ho la prova di quello che... Cambiamo pagina, dovremmo dare questa notizia, perché se non diciamo, ma almeno questa diamo una notizia, diamo sì, però insieme al tempo in America, quindi diamo prima notizia e poi in America. Se io sto facendo lo scemo qua, c'è un motivo, perché naturalmente il curioso dice, vediamo un po' in America cosa dice in questa cosa. E allora? Cioè, he says he saw a drone out of his cockpit window. The FAA is now investigating. And ABC Channel. Stiamo investigando su questa cosa. A mystified pilot described seeing a helicopter workers strangely close to his plane. Questa è una notizia. Ma quella. Però c'è di più in questa notizia. Gli americani fanno vedere qualcuno. E poi si sente persino il pilota che lo dice, abbiamo visto un drone, cioè hanno fatto sentire pure in Italia, non solo non hanno fatto sentire la voce del pilota, non solo non hanno detto la notizia bene, non hanno dato nemmeno quella notizia come notizia. Dove stiamo? Chi siamo governati? Che cosa di male abbiamo fatto per non sapere? E perché ce ne fanno? Chi paga? Chi non paga per non sentirlo. Dall'altra parte, cosa sta succedendo con quello che succede? Che ci stiamo perdendo? Eccolo il drone. Beh, non c'è problema, non è un problema. Ma perché manco parlare di quello? E non sentiamo sia vero. Meglio di no. Guardate, e nel frattempo non sono un ufologo, perché continuiamo a mandare filmati, ma questi bomboni. Tante resaltar la gran labor policial que se desarrolla en esta. ¿Qué pasó? Cuando una volta tanto un UFO no es un UFO, ma diventa un UFO, diventa un oggetto volante identificato, perché si vede una cosa del genere con telecamera HD ripresa da un telegiornale che stava facendo un servizio con il reporter però che sta facendo un servizio sul grattacielo. Questo non è più un avvistamento di un UFO fatto da un giornalista, è una notizia ufficiale di un avvistamento di qualcosa di anomalo, che deve essere annunciato tutti i telegiornali. Secondo voi gli italiani hanno comprato persino di questa notizia? No. Ora mi è scocciato per un'ora a dire la stessa cosa. Ma, cioè, dicono, non abbiamo prove, i filmati sono sempre fake, YouTube popola di filmati stupidi. Allora cosa vogliamo dire questo? È stato indagato dai migliori reporter, dai migliori inquirenti. È una cosa effettivamente ufologica. Non è un dirigibile, non è un drone, non è nulla di pensabile come oggetto umano. Dice, vabbè, ma l'abbiamo visto tanto, perché ti stai incantando? Perché era una notizia da dare, perché una immagine anche lì, è una notizia ufficiale con testimoni, ci sono prove, non è un filmato fake, non è un filmato preso da YouTube. E neanche questa cosa è stata mai neanche un trafiletto di qualsiasi giornale o telegiornale. Guardate la faccia di questo.
è dura. Okay. Ora siamo in conclusione. Sappiamo che tutto il pianeta è stato oggetto di avvistamenti. È una terra di contatti, è un pianeta di contatti, da tutte le parti, Italia compresa. Ne hanno parlato Reagan, Robin Williams dice che non si sa che è stato rapito, oppure non si sa che vuole fare, Mitchell che è un avvistamento, John Lennon anche, che questa con un righiere, persino Mohamed Ali ebbe un incontro avvicinato, ma non lo dimenticherò mai, non disse la moglie di una testimonianza sta curiosa. Siamo invasi da queste notizie, ma non si è mai realizzato neanche un documentario interessante che non sia un mistero, ma mistero lasciamolo stare, io non sono un mistero, vorrei parlare, non fa niente. Vorrei dirvi che sono stato costretto a dire che quello era un crop circle e che invece non era vero. Vorrei dirvi che io ho rimasto indignato dicendo noi devo dire quello che posso dire io e non quello che dite voi. Vorrei dire che non mi hanno mai più richiamato. Però il laboratorio di Caponi prima di morire, in fondo poi chiamò anche altri collaboratori, tra cui il direttore Lavinia Vallotta, e quindi un pochino di morire, se non altro si lavò la coscienza, perché comunque era un personaggio per lo scomodo, perché comunque lo sono, cioè non posso andare lì, lo so, cioè, gioco la credibilità, mi vedono in TV, ma che cosa vado a fare se mi portano un crop circle che non so se è vero invece di andare in TV dentro uno studio. Questa è la verità, quando mi avete visto, se mi avete visto lì. E capito anche una cosa fortunata, perché per 3-4 estati sono riapparso 40.000 volte in TV, sempre, perché era la puntata di Giovanna Volta, quindi siccome quella faceva un'audience incredibile, hanno accompagnato questa cosa e di culo, scusate la parolaccia, ci vuole quindi anche la carica.